Ok, raga, eccoci qua del pomeriggio. Facciamo veloce il video, così faccio questo e così si carica quell'altro. Così quando finisce quello che ho messo ieri sera, finisce, così facciamo un altro. Che io tutti i giorni porto i video per voi. Tutti i giorni le faccio, no, uno sì, uno no. Tutti i giorni su questo canale porto video nuovi, bellissimi e carini. E voi che facete? Questo video è bellissimo e alle persone che non gli piace devono andare via. Che i fan, che io ho tanti fan, loro sono contenti che io ho i miei fan e sono il loro idolo. E gli voglio dire, mettete mi piace, seguitemi quando vedete, fate i bravi, non fate i cattivi e non fate i scemi. Iscrivetevi al canale, bello a tutti ragazzi, siamo qui in un video sex su YouTube e mi dissocio, mi scuso e perdonatemi. Voglio dire, lo sto facendo ora pomeriggio, che sono impegnato, che devo fare i lavori a pulire qua e la mattina vado a zappare la vigna, un giardino. E niente, vi porto con me un giorno a zappare la vigna e faccio un video, una storia, vediamo, ok? E ora faccio video così, dopo vi porto un giorno con me a vedere come faccio i lavori qua a casa, il pomeriggio a pulire tutte le stanze e la mattina a zappare la vigna, presto, non so che ora, dopo vi faccio sapere. E sono qua, raga, del vostro Enrico Pasquale Praticò, QDT e l'accento sulla O. A me mi piace a dire il mio nome sempre, tutti i video, non comandate voi. Voi avete i problemi. Non capite, io sono sano meglio di loro e di voi, che io ho i fan e sono il loro idolo. Sono il numero uno, voglio dire che sono il numero uno, comando io, sono il maestro, sono una leggenda, sono famoso, sono uno youtuber e sono il migliore e sono bravo. E ho 30 anni, sono di Motta San Giovanni, provengo di Reggio Calabria e sono il migliore. E ho 30 anni. E io i video le faccio lo stesso, che a me mi piace tutti i giorni, io comando io quando faccio i video, e loro lo sanno, i miei fan, che io tutti i giorni faccio i video o le saluto, mi guardo una serie TV o in cucina o parlo con i fan sugli social o in privato. Su Discord, su Telegram, così loro stanno in attesa e stanno tranquilli che io rispondo sempre. E niente, saluto Marco Leggei, Luce del Nord, Alcol X, Assunta, dopo Fabio, Valentina e Mausum3, Over, dopo Simone, Jody, Davide Rubino, Cristina Martovello e dopo Francesco, Andrea, Antonio e Valentino e ciao, e anche una mia fan, quella che gioca a Fortnite. Ciao Mariana di Fortnite, ciao Bella e tutti voi, tutto il mondo. Come va? Tutti i miei fan, state bene? Io sono qua del vostro idolo. Ricordatevi che ci sono e volete parlare con me, ok? E niente, dai. John Zina, yo, Meninzini, cucù satamamau. Ah, raga, voglio dire che sotto c'è la mia lista di Amazon e tutti i siti metto qualcosa. Mi volete mandare qualcosa, i pack di Amazon, mandatemi col postino così mi arrivano a casa e io le apro, faccio un video così, o le storie. C'è anche quell'altro link, c'è il link dei gameplay, i sub della domenica porti i giochi dei gameplay e niente. Seguite qua, seguite là, mettete pausa qua o mettete pausa là, guardate i miei video qua e là, ok? E niente, dai, andiamo. Io non l'ho fatta mai una canzone come hanno fatto quegli altri youtuber. E hanno creato una canzone con la base che cantano loro.
E anch'io lo devo fare, una canzone a muzzo con le mie frasi, quelle che mi escono dalla bocca a muzzo. La creo, come esce, esce. E se devono vergognare loro, non io, che loro hanno i problemi. Io sono grande e faccio quello che voglio. Loro hanno paura e vengono a faccia a faccia. Io me ne frego e vado avanti, io sono grande. A me mi piace fare i video su YouTube, voglio una fidanzata, c'ho tanti fan che mi seguono, le persone, sono il loro idolo. E volete venire a casa mia o quest'anno in giro a Lazzaro, voglio dire, ci vediamo e facciamo le foto, la firma, un video saluto e da strada. A Lazzaro, in giro, dove volete voi, e quest'anno volete venire al mare, forse si può andare, o senza mascherina, o con la mascherina, c'è ancora un fatto del bordello del Covid, il coronavirus ancora non finito, non va via. Ci sono persone che si mettono la mascherina, quelle che non ce la mettono, voglio dire che ci sono quelle che se la mettono la mascherina, ci sono quelle che non la mettono. Ma io lo dico sempre alle persone, gli uomini perché non la devono smettere a trattare le donne o le ragazze o i bambini? Smettetela, uomini, smettetela, non trattate male le donne se devono amare, smettetela, lo dico io, mi volete sentire, diciamo stop bullismo e stop violenza sulle donne, smettetela, uomini, vergognatevi. Smettetela, andate in carcere, così imparate a trattare male le donne. Le donne si devono amare come noi. Si devono amare le donne, non si devono trattare male. Oh, mamma mia, che siete! Smettetela. Oh, smettetela. Io parlo quanto voglio. Gli uomini devono smettere. Ma non sono arrabbiato e triste, lo devo dire, è la verità che la devono smettere gli uomini. Boh, e ci sono anche le persone anziani e persone strane che abbandonano animali da strada in giro. Quelle là, anche loro si devono vergognare. Gli animali si devono amare come noi. Animali non si devono abbandonare, si devono amare. Ma vergognatevi, persone che abbandonate animali, gli uomini che trattano male le donne, le ragazze e i bambini. Oh, chi siamo? Siamo un mondo che non capisce. Oh, smettetela, mamma mia. Vergognatevi, vergognatevi. Le persone che trattano male le donne o gli animali devono andare in carcere, così la smettono. Io lo dico, lo dicono anche tutti, le persone, gli altri YouTuber, non è che lo dico solo io. Io dico la verità, raga. Volete sentire bene, non volete sentire show, o prendo a catapulta e vi butto fuori. E dai, sono il vostro Enrico Pasquale Praticò, con tutti e l'accendo sulla O. Ho 30 anni e sono di Motta San Giovanni, provincia di Reggio Calabria. Sono il numero uno, comando io, sono il maestro e sono famoso. Quando ho cominciato il video, quello famoso, del 2014, quello là, l'ho cominciato il 2014 quando avevo 22 anni. E ora, il 2022, ho 30 anni ora. Quello là era anni fa, 2014, quando avevo 22 anni. Le persone e i miei fan si ricordano. Ora ho 22, ho fatto 30 anni. Sono passati assai anni quando ho fatto quello video, là famoso, che mi presentavo e quanti anni avevo, che play, che cellulare, che ragazzi mi piacevano. Dopo ho fatto anche intervista con quell'altro, il 2015. Prima ho fatto il primo famoso video, quello del 2014, quando avevo 22 anni, e
e dopo ho fatto quello del 2015, intervista con quella persona, e dopo quell'altro 2018 a Natale. Da quei giorni e da ora io faccio sempre i video per voi. Ricordatevi che io ci sono e ho 30 anni e sono grande e ancora i video le faccio. Come fanno quelle altre youtuber, le faccio anch'io. Che io sono famoso e sono uno youtuber numero uno, comando io e sono il maestro. Andiamo, dai, basta così, dopo loro rompono le scatole e dicono che dico le stesse cose, no? Vabbè, andiamo. Se deve ridere, un sorriso a tutti e andiamo. Raga, io dico una cosa a voi. Le persone cercano una fidanzata o ancora non ce l'hanno o sono single come me, che ancora sono single e cerco fidanzata. Voi o siete single o siete fidanzati o cercate la fidanzata, io vi dico una tringa, la parole quando cercate una fidanzata, dicete cose giuste, potete regalare i fiori, i cioccolatini o la portate fuori a mangiare, a cena o in un bar o un ristorante, vabbè, l'ho detto giusto. E voi quando vi piace una ragazza, voi parlate, non dicete cazzate, non prendetela in giro, dicete cose dolci, le parole dolce, sei bellissima, sei carina, sei sexy, sei un fiore che brilla come il sole, frasi d'amore, no cose, quelle che pensate, cose brutte, e dopo siete la vergogna, dopo la ragazza ti tira un pa così a voi, e dopo siete guai, e dopo le fidanzate non gli vuole a voi. State tranquilli, fate attenzione, o i fiori o il cioccolatino a portati fuori a mangiare, parlate che cosa vi piace a voi, che lavoro volete fare, o ok, parlate anche della vostra infanzia, dei cartoni animati, che film vi piace, che serie TV e altre cose, eccetera eccetera, ok? Dai, ok, dai, andiamo. Ego, che ora è? Sono le 4:38 del pomeriggio. Buona serata. Avete sentito, raga? Ego, quanti gradi ci sono oggi a Motta San Giovanni? In questo momento, a Motta San Giovanni Italia, la temperatura è di 25 gradi Celsius. Per stasera, la minima prevista è di 22 gradi. Ok. Sono qua, raga. Sono qua, raga. Sto guardando. Su internet. Ok. Sono qua, raga. Ah, qua parlano della Ferrari, l'auto.
parlano della mia squadra, la Regina, che io tifo la Regina Italia e la Juventus, fino alla fine, fino alla morte. La Juve, la Regina e Italia, tifo io. E voi? Quest'anno vincete, raga, voi la partita, il scudetto, la coppa, il campionato, voglio dire il campionato, voglio dire, mi dissocio. Andiamo. Oh raga, io c'ho le maschere e le volevo prendere ora e me le metto e registro un video. Devo cacciare le cose, sono posate sopra armadio. Vediamo, questo video lo porto così, non so se stasera le posso prendere, faccio il tempo o faccio un video normale e parliamo di nuovo con il robot Ego, o non so, facciamo su internet, su Google, o lo faccio ora, vediamo che cosa c'è in novità, o stasera non so, devo vedere un video sex, un video tante maniere, non voglio fare gli stessi video, dopo rompono le scatole, si stufano le persone, dopo i miei fan mi seguono, ci sono persone che mi seguono e parlano con me, che sono i miei fan, sono il loro idolo, io ci quell'altro rompono e li lasciamo ire, non andate da loro, i miei fan o quelle altre persone, non andate in quell'altro canale, state qua a seguire questo canale tutti i giorni in notifiche e attivate la campanella e iscrivetevi al canale. E grazie che mi fate la pubblicità, vi voglio dire che o mi seguite qua e vedete i miei video, anche dei giochi, dei gameplay, il sabato e la domenica porto i gameplay, c'è la mia lista, tutti i siri metto qualcosa così voi mi mandate i pacchi, ci sono quelle altre link e niente, così mi mandano un postino e mi arrivano, così faccio un video o una storia, vediamo. A me quell'altro youtuber, voglio dire, quasi i nomi li posso dire, mi conoscono, ci sono un po' di youtuber che mi conoscono, a me mi conosce Murri, Jumped, dopo chi c'è, dopo ci sono altri, Mick, c'è quello Mick Sciosha e dopo altri youtuber. Io le saluto, ciao raga, ciao ragazzi, scusatemi, perdonatevi, io vi saluto e quando volete parliamo in privato con loro. Vabbè, andiamo. Dopo, sì, ci sono altri che mi conoscono, altri youtuber. Alessio, quello che fa i video su YouTube, uno ragazzo che mi conosce, dopo ci sono altri, dopo le dico altri video, non le dico qua, dopo che devo finire questo, così quando finisce il video come sta ieri sera, così metto questo a caricare, faccio un altro dopo, più tardi o stasera quando scura, facciamo un altro video, ok? Che io tutti i giorni faccio i video per voi su YouTube, ok? Andiamo. Oh raga, rimanero 2 giorni e finio maggio. Rimanero 2 giorni è arrivato là. Voglio dire, rimanero 2 giorni e finio maggio. E arriva giugno che c'è l'evento su Fortnite. C'è l'evento. Che mettono anche il nuovo pass battaglia. Fanno l'evento alle 22.00. Alla sera, ok, vabbè, basta, dai, mi dissocio e andiamo. Sono qua raga, qua parlo di, ancora stanno registrando i film di Fast and Furious, quello 10 va in cinema, vabbè, chiudiamo il video quasi, dai.
Ok raga, io vi saluto, tutti i giorni video per voi, iscrivetevi al canale per tutti i ragazzi, un like, seguitemi quando vedete, e niente, l'ho fatto troppo lungo, io chiudo e ci vediamo alla prossima, aspetto e finisce quello, così carico questo e facciamo un altro, tutti i giorni video per voi, non uno sì, uno no, tutti i giorni io faccio i video per voi, e belli contenuti, e anche in giro, aspettate, non arrabbiate, non le faccio sempre qua. State tranquille che le faccio anche tutti i parti fuori, la suta, in giro, quando vado in babascio, ok? Questa è estate, che è già estate, mi dissocio. Alla prossima, ciao belli! Ciao ciao, fate i bravi, non fate i scemi, ok? Vi butto fuori la catapulta, mi dissocio e mi scuso e perdonatemi. Vabbò, dai!